Ciao, sono la dottoressa Martina Pellegrini, dietista olistica specializzata in scienze della nutrizione umana ed esperta nella salute e nel benessere femminile. Aiuto le donne e le giovani donne a raggiungere il peso forma e il benessere psicofisico con un approccio olistico e integrativo. Era da tanto tempo che volevo fare questo video in cui racconto la mia storia e quello che è stato il percorso che mi ha portata da essere 82 kg per 1,77 m quando avevo 16 anni a un peso stabile, equilibrato e sano di 65 kg oggi, con un benessere psicofisico veramente a 360 gradi e un equilibrio sotto tutti gli aspetti della mia vita. Non ci è voluto un secondo, non ci è voluto un giorno, né una settimana né un mese, è stato un percorso che ti voglio raccontare e questo è il primo video in cui racconto, diciamo, la prima tappa, che è il periodo nel quale ho perso 10 kg, quindi passando da 82 a 72. L'ho chiamato la prima grande svolta, quindi ciò che veramente mi ha fatto scattare quel qualcosa nella testa per incentivarmi al primo forte cambiamento nella mia vita e nella mia salute, e che ha guidato con forza la mia decisione a cambiare e quindi a perdere peso. Una piccola premessa la voglio fare sul fatto che io sono sempre stata una bambina con problemi di peso, sempre molto affamata, mangiavo veramente tanto, amavo soprattutto i dolci. E allora, quindi quando ero bambina io adesso ho 28 anni, non c'erano le stesse conoscenze di adesso sull'alimentazione, quindi io comunque avevo un'alimentazione basata sui carboidrati, da cereali raffinati, da merendine, quello che comunque si pensa che vada bene comunque anche per i bambini, comunque che allora si pensava molto di più, e quindi questo non faceva altro che farmi venire sempre più fame, sempre più voglia di mangiare, e facevo veramente impazzire i miei genitori e i miei nonni perché avevo davvero sempre fame. Diciamo che negli anni dell'infanzia comunque avevo la mia famiglia che in un modo o nell'altro cercava di contenermi dall'esagerare con il cibo, quindi sì, ero un po' sovrappeso, avevo qualche chiletto in più, però niente di eccessivamente preoccupante. Il problema poi è arrivato nell'adolescenza, quando sono arrivata a 16 anni a pesare 82 kg per appunto 1,77 m. Io ricordo che allora pensavo che non fosse un problema per me, in realtà lo era molto, perché io ricordo che andavo nei negozi e non trovavo i vestiti, ricordo che non facevo assolutamente sport perché non mi interessava, non mi facevo mai mai fare foto perché non mi piacevo fondamentalmente, perché sapevo di essere sovrappeso e non mi piacevo assolutamente nelle foto, non mi piaceva il mio viso, non mi piaceva il mio corpo, non mi piaceva niente di me. Però evitavo di guardarmi allo specchio, evitavo di farmi fare delle foto. Ho una foto di classe, dei primi anni delle superiori, che anzi in realtà io non ce l'ho perché non l'ho voluta, da quanto non mi piacevo, e ce l'hanno le mie compagne di classe. Dovrei chiedergli se me la prestano perché vorrei rivedere un attimo una di queste foto. Però veramente era una situazione in cui io non stavo realmente bene, però fondamentalmente cercavo di non pensarci, dicevo vabbè, no? Quello a volte si dice vabbè. Ma e qual era la mia alimentazione? Perché ero arrivata a pesare 82 kg ed essere così sovrappeso? Beh, la mia colazione era latte e cereali con magari lo zucchero, con cereali che fino a che non finiva il latte io no, non smettevo di mangiare cereali. Arrivavo a metà mattina a scuola, mi mangiavo lì allo spaccio, si chiamava, che era una specie di baretto della scuola, mi mangiavo un trancio di pizza, poi mangiavo dei wafer, poi mangiavo un pezzetto di cioccolata, quindi mangiavo veramente tanto a metà mattina, e poi a pranzo mangiavo un bel piatto di pasta ben condito e mai delle verdure, al limite ci bevevo un po' d'acqua oppure magari una bibita gassata. Arrivavo a merenda e a merenda o biscotti o un merendino o quel che poteva essere, o pane olio e pomodoro, e arrivavo poi a cena che mangiavo pane praticamente a volontà,
un po' di secondo, verdure mai e basta, non mi muovevo, non facevo praticamente niente. Ma e come vivevo realmente? Beh, sicuramente come ti ho detto prima, non è che vivessi poi così bene io questa situazione, però me la facevo andare bene. Io non avevo mai un ragazzo perché fondamentalmente tutti i ragazzi che piacevano a me non mi guardavano e guardavano le mie amiche, quindi io rimanevo sempre così. Cioè, dicevo, vabbè, chiaro, non mi guardano perché alla fine io sono sovrappeso, no, non gli piaccio. E anche questa cosa poi alla fine io me la facevo andare bene fondamentalmente. E fino a che poi, diciamo che tutta questa situazione io l'ho accumulata per del tempo e fino a che poi è arrivato quella cosa che mi ha fatto scattare, perché è stato sempre dovuto a un ragazzo fondamentalmente. Io trovai, praticamente mi infatuai di un ragazzo al tempo e questo ragazzo per l'ennesima volta non era interessato a me. E allora io lì è stata come la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè io mi sono sentita in quel momento come se veramente io volevo dire basta, quella non era la mia vita, io non volevo più avere tutti quei chili di troppo, non volevo più vedermi così male, evitare di farmi fare delle foto, non volevo più odiarmi così quando mi guardavo allo specchio, se capitava che mi ci guardassi. E il fatto di avere questo ragazzo che mi piaceva e che non mi considerava è stato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stato, io proprio mi ricordo quel giorno che nella mia testa è scattato qualcosa ed è stato per quello che non ho aspettato di leggere qualcosa, anche perché al tempo internet neanche si utilizzava tanto, non esisteva neanche Facebook, i social, niente. Quindi io ho fatto una cosa, sono andata al supermercato, ho letto che c'erano delle barrette con dei pasti sostitutivi, ho letto quello che c'era scritto nella confezione, mi aveva convinta e allora ho detto io voglio fare questo, io mangerò questo, basta, io voglio perdere peso, mi iscrivo in palestra, farò attività fisica, io so che mangerò così e mi allenerò così e non c'è altro modo per raggiungere l'obiettivo e io mi sono impuntata lì che quell'obiettivo lo dovevo raggiungere. Non sto ovviamente a discutere col senno del poi sul tipo di protocollo, diciamo, alimentare che scelsi al tempo, ma sicuramente è stato molto 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 meglio rispetto a come stessi mangiando, anche perché io in questo modo, diciamo che la mattina avevo iniziato a mangiare delle fette biscottate con la marmellata e un cappuccino con latte parzialmente scremato, invece che montagne di cereali, arrivavo a spuntino di metà mattina e mangiavo un frutto, a pranzo mangiavo uno di questi pasti sostitutivi con tanta acqua, poi a metà pomeriggio della frutta e a cena mangiavo un secondo con un pochino di pane e delle verdure. Bevevo anche tanta acqua in generale durante la giornata. Associavo tutto questo a una grandissima attività fisica fatta in palestra in cui facevo praticamente solo cardio, quindi io ricordo che stavo mezz'ora, tre quarti d'ora sulle macchine a fare cardio e ovviamente questo, cioè da non fare niente a mangiare nel modo peggiore possibile, questo a me mi ha fatto perdere i primi 10 kg in 2 mesi come se niente fosse, perché ero veramente motivata, non avevo mai fatto fondamentalmente diete e questo mi ha portato ad ottenere subito, diciamo, dei risultati immediati. È vero, io a questo punto avevo raggiunto un grande risultato che mi aveva dato tante soddisfazioni e non lo consiglierei. Non lo consiglierei e infatti non lo consiglio. Perché? Perché io sono arrivata ad avere questi 10 kg in meno, praticamente privandomi di ogni cosa che mi piaceva, e infatti l'ho fatto per 2 mesi. Ho smesso praticamente di fare vita sociale, avevo sempre fame e soprattutto avevo perso sì del grasso, ma avevo perso anche tantissimo muscolo, cioè io avevo perso proprio la tonicità dei miei muscoli e
non avevo più niente e il mio metabolismo ovviamente lì aveva iniziato a praticamente crollare. Perché? Perché comunque una dieta con dei pasti sostitutivi associata a un allenamento fatto così cardio 3 volte a settimana senza mai associare dei pesi mi ha portato ad abbassare veramente tanto il quantitativo che potevo mangiare durante il giorno senza riprendere peso, perché io mangiavo su quelle che poi calcolandole erano 1200 kcal al giorno ed era pochissimo. Da lì, diciamo che sono iniziati poi, è iniziato tutto quello che è stato il mio calvario con le diete e con il sali e scendi per il peso. Ma di quello che è successo nella seconda tappa, nella seconda fase, te ne parlerò nel prossimo video. E intanto questo è il messaggio del primo video, diciamo, il fatto di aver avuto quel qualcosa che mi ha poi dato il via, che mi ha sbloccata. Nel prendere una decisione, nell'attuare un cambiamento, quindi indipendentemente da quello che poi ho scelto di fare per ottenere quell'obiettivo, la cosa importante è stata che io non stavo più bene in quella situazione in cui ero, per me era veramente diventata insostenibile tutta quella situazione e allora a un certo punto il dolore che provavo nello stare in quella situazione è diventato troppo più grande rispetto al dolore che avrebbe portato invece l'attuare un cambiamento. E questo è il grande messaggio con cui concludo il video di oggi. Ti mando un abbraccio e ci sentiamo nel prossimo video.